Un saluto da Ivan di Paco Digi. Ci troviamo qui stasera alla presentazione del nuovo Galaxy Note 2 terminale, che va ad affiancare il Note 1 uscito l'anno scorso. Anche questo nuovo Note 2 si contraddistingue per l'importante diagonale del display, che raggiunge i 5,5 pollici in formato 16 noni. È leggermente cambiata anche la risoluzione del display, che è passata da è rimasta invariata nell'altezza di 1280 punti, è leggermente diminuita a 720 per quanto riguarda la larghezza. Il Galaxy Note 2 si contraddistingue anche per la presenza di un nuovo processore quad core con clock da 1,6 GHz, ma soprattutto per un imponente dispositivo di memoria RAM da 2 GB. Resta invariato il valore di risoluzione della fotocamera e della videocamera. Nella parte frontale abbiamo videocamera, i sensori, la capsula auricolare, il tasto di ritorno e qui a sfioramento, il tasto home e qui a sfioramento il tasto di ritorno e il tasto del menu contestuale. Interessante anche la presenza del pennino, che c'era anche l'anno scorso, ma che incorpora una serie di nuove funzionalità che magari potremo cercare di vedere in seguito con maggiore attenzione durante una prova più approfondita. Variata anche rispetto all'anno scorso la capacità della batteria, che è passata a 3100 mAh. Qui ci dicono che dovrebbe garantirci di arrivare fino a sera con un utilizzo normale. Il Galaxy Note dovrebbe essere disponibile già da settimana prossima nei negozi a un prezzo di listino di 699 euro. Un saluto da Ivan e alla